Ciao a tutti ragazzi, qui è Buttafuori e oggi sono qui su Skyrim. L'ultima volta ho abbattuto il drago qua alle mie spalle, dietro Lidia. Guardatelo qui, che bello che è. E adesso devo parlare con Delphine. Ti devo delle risposte, vero? Esatto. Avanti, chiedimi quello che vuoi. Sono uno degli ultimi membri delle Blade. Molto tempo fa le Blade erano ammazzadraghi. E servivamo il più grande ammazzadraghi di tutti, il sangue di drago. Sono 2 secoli che le Blade cercano uno scopo, dai tempi dell'ultimo imperatore Sangue di Drago. Ora che i draghi stanno tornando, il nostro scopo è chiaro. Dobbiamo fermarli. E cosa sai sul ritorno dei draghi? Assolutamente nulla. Sono rimasta stupita quanto te nel trovare quel grande drago nero qui. Ho già visto quel drago prima, quello che è fuggito. Davvero? Dove? Interessante. Lo stesso drago. Maledizione. Stiamo brancolando nel buio. Dobbiamo capire chi tira i fili di tutto questo. Cioè il marionettista. Esatto, oggi nessuno ricorda neanche i loro nomi. Un tempo a Tamriel erano conosciuti come i protettori degli imperatori Septim, ma quei giorni sono ormai lontani. Negli ultimi 200 anni abbiamo cercato il nuovo sangue di drago per guidarlo e proteggerlo, come abbiamo giurato di fare. Ma non ne abbiamo mai trovato uno, finora. Ops, scusate. La prima cosa che dobbiamo fare è scoprire chi c'è dietro i draghi. I Talmor sono la nostra pista migliore. Se non sono coinvolti, di sicuro sanno chi lo è. La fazione che governa il regno degli Aldmeri, coloro che hanno quasi distrutto l'impero durante la Grande Guerra 30 anni fa. Per gli abitanti di Tamriel non esiste nemico peggiore. L'impero è a malapena sopravvissuto all'ultima guerra. I Talmor non vogliono perdere la prossima. Ancora nulla di certo, ma il mio istinto dice che non possono essere che loro. L'impero aveva catturato Ulfric. La guerra era praticamente finita. Poi un drago attacca. Ulfric fugge e ricomincia la guerra. E ora i draghi stanno attaccando ovunque indiscriminatamente. Skyrim si sta indebolendo e così l'impero. Chi altro ci guadagna se non i Talmor? Esatto. Prima della Grande Guerra, le Blade aiutarono l'impero contro i Talmor. Il nostro Gran Maestro li considerava la più grande minaccia per Tamriel. Allora era così, e forse ancora oggi. Allora li affrontammo nelle ombre, per tutta Tamriel. Pensavamo di essere alla loro altezza. Ci sbagliavamo. Se riuscissimo a penetrare nell'ambasciata di Talmor, è la loro base a Skyrim. Il problema è che quel posto è più protetto della castità di una vergine. Potrebbero insegnarmi qualcosa sull'ossessione da furto. Non ne sono ancora sicura. Ho qualche idea, ma mi servirà tempo per definire un piano. Ritroviamoci a Riverwood. Se al tuo ritorno non sarò ancora tornata, aspettami. Non ci metterò molto. Tieni Ok. d'occhio il cielo. La situazione peggiorerà. Ah, ok, perfetto. Immunità diplomatica. Va bene, Delphine, arrivo. Dunque, ora devo andare prima di tutto a Rothgar Alto. Dai, voglio fare anche un combattimento, non solo blaterare. Ora andiamo a parlare con i vecchi. Ecco. Dove sono? Ah, da questa parte. Hai trovato il corno di Jürgen Windcaller? Bene, hai superato tutte le prove. Vieni con me. È il momento di riconoscerti formalmente come Sangue di Drago.
Sei pronto ad apprendere l'ultima parola della forza inesorabile? Da, che significa spinta. Fantastico. Proprio quello che mi serviva. Adesso andiamo. Su, muoviti. Non ho tutto il giorno, eh. E la barba ti diventa ancora più lunga. Ma vabbè, tu c'hai un nodo lì. No. No. Unendo tutte e tre le parole, questo urlo diventa molto più potente. Usalo con saggezza. Ora, maestro Wolfgang ti farà dono della sua conoscenza sulla parola da. Non posso più saltare. Addestramento sangue di drago. Ora siamo pronti a parlarti. Mettiti tra noi e preparati. In pochi possono sostenere l'incontenibile voce dei Barba Grigia, ma tu ne sarai capace. Esatto. Basta, basta. Fermatevi. Ah! Ma siete impazziti? Crolla tutto qui. Cos'è, Ostrogoto? Meisnu Ismir. Dova Sembrum. Damanarok. Dovahkiin. Hai assaporato la voce dei Barba Grigia e non hai subito danno alcuno. Puoi accedere a Rodgar Alto. Perfetto. Andiamo a conoscere chi c'è a Rodgar Alto. Si passa per di qua. Ma prima voglio vedere una cosa. Dunque, urli. Forza inesorabile. Fus Roda! Aia! No, non sono morto per il momento. Vieni qui. Vinci, ti ucciderò. Credo. Questo faceva male. Ok, bando alle ciance. Andiamo a Rodgar Alto. Oh. E cioè, devo andare da questa parte. Ciao pollo! Oh mio Dio! Si sono incazzati! Vieni qui pollo, è giunta la tua ora! Oddio, tutto questo per un pollo! Lo so che si sa già però! Guardate un po'! Tutta la gente incazzata per un pollo, due! Crepate! Aiuto, assassino! Aia, che cragnata! Cioè, che martellata! Tutto quello che ti serve. Sei semplice e forte. Ok, ok.
Ciao Pollo. Sei un Pollo Amadori? Fendal si illude di potermi portare via Camilla Valerius. Il tuo cane è un ragno congelante. E se lo credessero, lo ucciderebbero. Non mi sembra un bello scherzo. Ma certo. E tu cosa vorresti fare invece? Che ne dici di giocare a celai? Sei sotto tu. Ehi, non è giusto. Hai l'aspetto di un viandante. Qualcuno che ha visitato luoghi molto lontani e sentito nuove storie. Di nuovo ubriaco. Se Alvor sapesse che mi parli in questo modo, ti infilerebbe la testa nella sua forgia. Dunque, no. Il mio compagno di bevute preferito. Procuriamoci un po' di drone. Oh no, ancora tu. Cos'è successo? Sempre con sta frase. Il mio compagno di bevuta preferito. Hai bisogno di qualcosa? Nope. Non sei di queste parti, quindi... Ok. Sono stato addestrato per diventare uno scavo. Non credo che ci sia. Come mio padre e suo padre. Forza. Prima di lui. Ho un piano. Andiamo, Delphi. Non stiamo a sentire quello lì. Diamoci una mossa. Tu resti fuori stavolta. Ho capito come farti entrare nell'ambasciata di Talmor. Sarebbe una pessima idea. Di certo io attirerei le attenzioni sbagliate. Ma nessuno ancora conosce te. L'ambasciatrice dei Talmor, Elenwen, organizza regolarmente dei ricevimenti in cui i ricchi e i potenti socializzano con i Talmor. Posso farti partecipare a uno di questi ricevimenti. Una volta che sarai all'interno dell'ambasciata, ti allontani e trovi i documenti segreti di Elenwen. Ho un contatto nell'ambasciata. Non è un tipo da missioni ad alto rischio, ma ti aiuterà. Si chiama Malbor. È un elfo dei boschi e ha molte ragioni per odiare i Talmor. Puoi fidarti di lui. Gli ho detto di incontrarti a Solitude, allo Skiver Ammiccante. Lo conosci? Nel frattempo mi occuperò di procurarti un invito per il ricevimento di Elenwen. Vediamoci alle stalle di Solitude una volta sistemate le cose con Malbor. Domande? No, nessuna. Non preoccuparti di Malbor. Non è pericoloso come te. Ma odia i Talmor almeno quanto me. È un elfo dei boschi. I Talmor hanno massacrato la sua famiglia a Valenwood durante una di quelle epurazioni di cui nessuno sente parlare. Per fortuna non sanno chi sia veramente, o non servirebbe davvero ai ricevimenti dell'ambasciata. Inizia il divertimento. Dovrai allontanarti dal ricevimento senza che nessuno dia l'allarme. Poi dovrai trovare l'ufficio di Elenwen ed esaminare i suoi documenti. Malbor dovrebbe indicarti dove andare. Va bene. Fa attenzione. Ok. Dunque, che altro c'è qui di interessante? Non hai capito qualcosa? No, ho capito tutto, sta tranquilla. Uè, zia, vai tra... Non c'è niente da frugare qua. Però vorrei incantare la mia arma. Ok. Vediamo se c'ho qualcosa da disincantare prima. Dunque. Guanti dell'arciere. No, non li disincanto ancora. No, non ho ancora niente di adatto, diciamo, da disincantare. Appena trovo un oggetto tipo che dà danno da freddo o un qualsiasi tipo di danno, potrò farci Abbiamo un'arma migliore. Abbiamo stanze e cibo, e anche da bere. Cucino io. Non c'è molto da aggiungere. Hai ragione, non c'è molto da aggiungere. Ragazzi... In realtà penso che dice così perché farà cagare sicuramente il suo cibo. Aspetta, quindi un costume. Sì, un costume. Direi su sé. Ok.
Andiamo a questa locanda. Essere vecchi non è poi così male. Non devo più lavorare e mia figlia si occupa di me. Bravo, bravo. Ok. Sì, prima di parlare con te, un momento solo. Avanza pure le tue richieste. Ecco. Certamente. Cosa posso fare per te? Solo i veri imperiali richiedono questa canzone. Ok, perfetto. Mentre parlo questa con lui. Questa è un'ode dedicata ai protettori fedeli di Skyrim, gli imperiali. Davvero? Ha scelto te? Spero che sappia quello che fa. Ecco la mia proposta. Posso introdurre di nascosto dell'equipaggiamento nell'ambasciata per te. Non portarti dietro dell'altro. I Talmor non scherzano in fatto di sicurezza. Dammi quello di cui non puoi fare a meno e mi assicurerò di farlo entrare nell'ambasciata. Tu penserai al resto. Ok, ok. Lo chiedi a me. Meno male che aveva promesso di mandarmi qualcuno esperto. Se vuoi uscire da lì con le tue gambe, portati dietro ciò che serve per muoverti in silenzio e per uccidere velocemente. Ok. D'accordo. Farò entrare questa roba all'ambasciata per te. Ora devo andare. Ci vediamo al ricevimento, non preoccuparti. Ti do subito degli oggetti. Dunque ti do... vediamo un po'... La spada delle Blade, naturalmente. Oppure lo spada dell'orchesco, gli do. Facciamo la spada delle Blade. Perché sicuramente avranno degli arcieri e mi servirà anche lo scudo. Scudi... ci sono? No, non ne ho qua. Poi ti do la maschera del cultista. No, vabbè, non gli do equipaggiamento qua, tanto troverò armatura in giro. Ah, giusto, però l'arco... no, sono pieni di... Ah no, il Wabbajack me lo devo portare dietro. Tieni il Wabbajack. Ok, nient'altro. Ma la terra è la nostra e mai esiteremo. Il cuore del nemico marcerà nel terreno. Brava, brava. Preparati, Ulfri, assassino di re, che il dì tuo fatale rideremo di te. Che faccia, Lidia? Avanza pure le tue richieste. Brava. E tu chi sei? Lasciami in pace. Non ho niente da dirti. Ok, lucertola. Va bene. Ok ragazzi, direi che per oggi è tutto. La prossima volta ci sarà l'entrata furtiva in ambasciata. Ok, alla prossima. Ciao.